Siamo alla D-Gym di Diego Calzolari, siamo venuti qua nella tua palestra in un lunedì piovoso, ma ovviamente come sempre qui ci si allena dura. Ma abbiamo anche un grande campione nella tua palestra. Sì, adesso attualmente abbiamo il maestro Dam, che ormai da 2 anni che segue tutta la nostra squadra agonistica e amatoriale. Dalla prossima settimana ci saranno 3 grandi campioni thailandesi che sono qui ad allenarsi, a combattere e a fare stage. E oltre a questi 3 campioni thailandesi, non più tardi di giovedì arriverà anche Saiyokun Panwang, che porteremo a combattere in Svizzera contro Salvador Dylan sabato, per essere già qua la domenica pronto per i seminari e crescere ancora di più questo livello tecnico. Come sta andando l'attività in palestra? Beh, direi che più in palestra in tutta Italia sembra essere un vero e proprio boom quello della Muay Thai. Ora la palestra non è più una palestra, è diventato un vero e proprio Kai Muay, perché ci sono più thailandesi che italiani qua dentro. No, a parte gli scherzi, veramente un po' con tutti gli internazionali è stata una necessità prendere tutti questi campioni e maestri thai all'interno della palestra di Muay Thai. Questo farà crescere appunto sia il settore amatoriale che quello dei combattenti. Questa è una grande soddisfazione per il mio lavoro. Tu hai sempre puntato sulla qualità e soprattutto anche la formazione, e questo è stato sempre il tuo punto di forza. E come stanno andando le cose anche dal punto di vista formativo? Direi sicuramente al meglio, perché basta pensare che fino a qualche anno fa non potevamo neanche permetterci di riuscire a salire sul podio quando eravamo nelle competizioni internazionali. Invece quest'anno, anzi da 2 anni a questa parte ormai, stiamo guadagnando medaglie su medaglie. Basta vedere gli ultimi campionati europei, abbiamo portato una piccola squadra di 3 atleti e hanno preso tutti la medaglia, 1 bronzo e 2 ori. Mi sembra che portare l'Italia così in cima al mondo, anche nella musica, oltre che in tutti gli altri sport e in altre cose come la cultura, la cucina, eccetera, sia una bella soddisfazione per tutti noi. Oltretutto trovi anche il tempo per organizzare. Ieri c'è stato un evento organizzato da te, com'è andata? È andato benissimo, come al solito abbiamo fatto sold out ancora prima dell'inizio dell'evento. Abbiamo organizzato la decima competizione all'Officina della Birra, e essendo la decima l'abbiamo festeggiata facendo Italia contro Inghilterra, chiamati campioni inglesi. È stata una sfida alla pari, abbiamo vinto il 50% degli incontri più tanti altri match pro, e adesso andremo noi da loro il 27 di ottobre con una squadra di 5 ragazzi a provare a giocarcela allo stesso modo o anche meglio proprio in casa loro. Allora, ringraziamo Diego Calzolari da DGM, è tutto. Grazie mille.